Ah, questa sì che è una box. Non c'è nessun paragone con altre box. L'SX Q Class, il miglior chip in assoluto per sigarette elettroniche. Però prima di parlare di questa box voglio parlarti del chip. Sono le migliori nella. Non si può fare mai una recensione seria, però cioè, allora voglio parlare del chip di il chip di I sono stati per anni e anni utilizzati per creare le migliori box, tipo la Pioneer for You, Sigley, usavano questi circuiti. Mo parte tutto dall'SX, il chip SX130, che praticamente equipaggiava le box un po' quelle più economiche, tipo parlavo della Vision, tipo la Sigley 30 watt, tipo l'IPB mini la 30 watt, unico comunque dispositivo di fascia bassa ad avere una doppia modalità, quindi di erogazione, quindi una standard e una modulare, quindi già si andava oltre i canoni che c'erano allora, quindi con questo circuito qua che arrivava a 30 watt. Mo una box, praticamente ora una box che ha fatto storia è di sicuro la Sigley 30 watt. Questa fu la prima, uno dei primi circuiti creato dalla Hihi. Eccola qua la box, una scatolina di alluminio, qua va la 18650, c'è il caricatore USB che esce qui, e questa qui fu uno dei prodotti più venduti. Ovviamente questo chip qua, poi è stato creato il chip SX130H, che è semplicemente la perfezione del circuito passato, capace di arrivare comunque a una potenza di erogazione di 75 watt. Poi è stato creato comunque il più famoso di casa I come chip, è l'SX300, primo chip prodotto da I, non clone di NA30. All'epoca andava forte l'ANA MOS, il circuito che montava un DNA30 di Evolve, e questo qui fu un circuito che riusciva a tenergli testa. Ok, altri chip molto in voga, creò un chip, la I, che fu eccezionale, quindi stiamo parlando dell'SX350, che è un chip di lusso per quel tempo, molti modder lo richiedevano per fare le loro box con quel tipo di chip là. Perché? Perché fu il primo chip ad avere la funzione di step down, quindi riusciva ad arrivare a erogazioni di voltaggi inferiori a quelli che erano un tempo gli standard di 3,6 volt. Poi c'è stato l'SX350J, che equipaggiava solo la M-Class, che fu una box che dominò il mercato per tanto tempo, e la 350, la 330 B3 SL, la 330 B3 SL che è per comunque l'IPV 3, quindi Pioneer for You lo richiese questo chip per incorporarlo nelle proprie box, fino a quando c'è stato un'altra evoluzione, quindi sto parlando dell'ultimo chip, l'SX450, che equipaggiava la SX Mini Q Class, studiata per avere comunque lavorare in doppia batteria. La funzione era simile all'SX350G V2, quindi che equipaggiava comunque l'ML Class. Ora diamo un'occhiata veloce a come si presentano queste tre box, come sono fatte, come sono costruite, e vi spiegherò un po' i parametri di utilizzo per queste eccezionali box che hanno cambiato un po' il mondo dello swap. Ok, allora, tutte le SX, quindi parlo della M, ML, la Q Class, si presentano tramite queste tipologie di bustine, dove sta scritto SX Mini Innovation for You, il sito della Hihi. Allora, questo è il... Grazie, grazie.
questo è lo scatolino, in questo caso della Q-Class, che noi andiamo ad aprire, e all'interno uscirà quindi, vabbè, il manuale illustrativo, la box in questione, in questo caso è la Q-Class, come abbiamo detto prima. Giù tiene il numero, il suo numero seriale, prodotta da ISX Q-Class. Questa qua il chip che monta è la 450 SX450. All'interno il chip in grado di lavorare a doppia batteria, eccola qua. Però mo farò un raffronto, ora farò un raffronto con le altre box sempre della stessa casa. Se vedete, la lavorazione è perfetta. Ok, qui la scritta è in rilievo in acciaio SX Mini. La differenza con le altre due, quindi questa qui è l'M Class, questa qui è l'ML, quindi la versione che è uscita dopo. Quindi se noi mettiamo tutte e tre, vabbè, comunque tutte e tre fanno la loro sporca figura. Quindi qua andiamo ad aprire, lo svitiamo. Questo qui, ecco qua, va una 18650, mentre nell'edizione di prima andava comunque una singola 18650, invece l'edizione Q-Class vanno due 18650. Allora, il 510, l'attacco 510 è con pin fluttuante, è acciaio inox 316, come tutti, comunque del resto tutti i pulsanti. La scritta sta sempre qui, quindi sempre come abbiamo visto quella della Q-Class, sempre in acciaio. Il tappo batterie, questo qua è diverso dall'edizione di prima, infatti è migliore. Quindi nella prima SX, nella... diciamo che la filettatura spesso e volentieri andava a farsi friggere, insomma. Vabbè, era difficile che andava a farsi friggere in questa prima edizione qua, però era molto più... sì, è molto più problematico, sì. Era qua. In sostanza questa qua mo vi farò vedere, vabbè, la stavo mettendo senza batterie, figuriamoci un po'. Ok, mo vi farò vedere le impostazioni, quindi per accenderla, vabbè, per accenderla si accende con 5 clic velocemente. Ecco l'inserimento della batteria, sotto sta sempre il numero seriale della I. Non si spegne, si accende con 5 clic. Già lo so. La Furai non si spegne per niente. Ok, sì, infatti. Io ho fatto una cosa. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Si accende il display. SX350J, questo è il chip della box. Qua lenta l'accensione, precisiamo. Sì, è lenta, però per tutte le impostazioni che riesce a fare. Infatti, se noi pigiamo questo tastino qua, quindi il tasto meno, noi cambiamo le modalità, quindi soft e l'eco. Aspetta però, perché okay. Ok, quando inquadri il display, cioè. Quindi queste varie modalità, quindi Powerful Plus, Powerful e il resto, ok. Quindi diciamo comunque ha tante modalità di erogazione. Andiamo a montare l'atomizzatore e legge in automatico la lettura della resistenza. La precedente invece non aveva l'autolettura. Ah sì, no, sì, si doveva il vecchio modello. No, ma anche questa, diciamo, non è che c'è l'autolettura, c'è, però quando tu pigi questi due pulsanti contemporaneamente avviene una lettura effettiva. Quindi se vediamo qua il set resistenza 0,23, ok, quindi così non sgarra manco di niente praticamente. Allora, per aumentare e diminuire il wattaggio è un po' più tasto giù, quindi ok, e poi andiamo a aumentare o diminuire il wattaggio. Quindi 1, 2, 3, ok, c'è il blocco, sblocco sempre con tre clic, sì,
e poi accediamo al menu con 5 click, 1, 2, 3, 4 e 5, e qua ci sono tutte le varie impostazioni, perché diciamo questa la particolarità di questa box è il fatto che spinge da una buona prestazione di potenza, quindi ha una potenza, una buona erogazione di potenza. Quindi svapiamo e facciamo poi le considerazioni, diciamo, finali. Che tecnicamente riesce a erogare tutta la scarica, anche qualcosina in più, della batteria. Ovvero, se abbiamo una batteria, esempio, fino a un massimo di 30 ampere, questi circuiti della IHI riescono ad erogare qualcosa in più, arrivare anche a 32-33 ampere di scarica, e ci dà tutto e subito, anche per la qualità dei materiali, il filo che è stato usato all'interno, che è molto più allora queste qua riescono comunque, lavorano benissimo in joule. Il joule è il lavoro svolto per erogare la potenza di un watt per secondo. Mo andiamo a praticamente a fare una svapata e vediamo un po' le prestazioni. Allora, cosa pensi di questo giocattolino? Ma io direi che la classe, saluto tutti gli amici di YouTube, gli amici del fumo soprattutto, la classe SX con i circuiti della I sono, a mio parere, alcune tra le migliori box. Naturalmente non sono economiche e quindi alla portata di tutti, però riescono a farti fare una bella svapata. Non solo per i morti di fame. Io le apprezzo, non solo per i morti di fame, ecco come puntualizza Davide. Io le apprezzo tantissimo con gli atomizzatori in dripping. Riescono a dare veramente un'erogazione molto molto forte. Paragono questo giocattolino qua, io lo voglio far vedere perché, no, perché la Fugai, essendo anche una box molto economica, ha una un'impostazione. Vabbè, è un ragazzo che si vuole auto, come si dice, si vuole autoconvincere, che no, non ha mi voglio qualcosa di... non mi voglio autoconvincere. Vabbè, io dico una cosa però, allora, la I ha migliorato i suoi sistemi, i suoi chip nel tempo, è andato sempre più verso la perfezione, però a ritroso invece tutto al contrario l'ha fatto per l'estetica, perché praticamente questo oggettino qua era curato esteticamente nei minimi particolari, veramente questo è un antigraffio, cioè io l'ho messo per un anno e mezzo, due anni, con le chiavi, con, niente, a differenza della Q-Class, cioè, che vabbè, la Q-Class subito si è tolta la vernice, si è sgretolata. Questa qua tiene meglio, ma comunque non siamo a paragone della prima. Della prima, questa qua ha avuto un anno e mezzo messo con le chiavi, monete, le è caduta a terra 40.000 volte, ma non si è fatta quasi nulla. Cioè, veramente eccezionale. Nemmeno né... C'è questo capello qua, guarda qua fuori posto, che adesso andiamo a sistemare. Era da far notare il capello fuori vostro. Vabbè, questo è tutto. Iscrivetevi al canale www.amicidelfumo.it.